Consigliere Saite, anche lei oggi qui alla commemorazione a 25 anni dalla strage di Via D'Amelio, qual è il modo migliore per ricordare la figura di Borsellino e ricordiamo anche gli uomini della sua scorta? Sì, il modo migliore è quello di riuscire a educare i nostri giovani alla legalità. C'è ancora questa disaffezione alla legalità, sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i punti di vista e in vari ambiti del nostro vivere. Paolo Borsellino è stato un grande giudice, ma soprattutto io lo ricordo come un grandissimo uomo, pacato, che ha cercato proprio e sapeva di essere a rischio, ma era un servitore dello Stato fedele e non ha mollato. Io ricordo quella sua bellissima frase che tutti ricordano, il coraggio, la morte, il profumo della libertà. Lui sapeva che il puzzo della malavita lo avrebbe ucciso. E quindi io sogno, nonostante le commemorazioni, che oggi si possa veramente aiutare i giovani. I morti continuano e sono arrabbiata, addolorata, perché giù adesso distruggono uomini vigliacchi, qua qua qua, omuncoli, distruggono i segni e i ricordi di queste persone abbattendo le statue, ma noi non dobbiamo abbattere invece il ricordo nei nostri cuori, dobbiamo sempre tenere alta questa forza di testimonianza.